Sono un po' agitato. Domani dovrei partire per Barcellona e proprio là dovrei presentare il mio nuovo sponsor. Ad oggi, 9:40, io non ho ancora la bici. Maledette spedizioni. Questa giornata, ragazzi, ve lo dico già, sarà super stressante. Mi sono messo al computer a rispondere qualche mail intanto che aspettavo l'ora di andare a fare le prime commissioni della giornata. Dopo aver depositato 1,5 milioni in banca e aver investito in qualche cripto, sono uscito e improvvisamente mi è suonato il telefono. Mi è arrivata la notifica che il pacco è al deposito del corriere. Gli ho chiamato e gli ho detto: no, ragazzi, non consegnatelo, vengo io a ritirarlo. E quindi corri subito verso il deposito della BRT. Arrivo in fretta e furia, entro nella segreteria. Mi mandano in magazzino e iniziano la ricerca. Mi son cagato addosso. Il tipo lì delle spedizioni mi fa: eh no, ma se tu metti il fermo deposito, il giorno che puoi ritirarlo è il giorno dopo. Gli ho detto: no, ti prego, domani devo partire, bro. Mica, meno male che me l'ha dato. Lì dentro c'è la nuova bici e il nuovo sponsor. E adesso la bici va montata. Tra meno di 24 ore partiamo per Barcellona. E non so se ho tutti i pezzi per montare la bici. Tra qualche momento lo scoprirete. E in un attimo siamo a Barcellona. E dietro di me c'è la mia nuova bici e quindi il mio nuovo sponsor. Però ieri non vi ho raccontato tutto quello che è successo. Una volta che ho ricevuto il pacco, stoppo la camera, ma faccio comunque un TikTok di unboxing dei nuovi pezzi. Unboxing nuovo sponsor. Inizio a tirare fuori la roba dalla scatola: selle, serie sterzo, magliette. E intanto arrivo in fondo alla scatola. No, però non c'è il telaio. Raga, non c'era il telaio dentro la scatola. Non c'è il telaio, bro. Ma in che senso non c'è? Ma come c***o, non c'è il telaio dentro? Non c'è il telaio? Dai, non è vero, ma che... Quindi era quasi ora di pausa pranzo per i magazzini. Mi dirigo immediatamente verso il deposito perché ho detto: boh, ho dimenticato un'altra scatola. Intanto mando un messaggio al nuovo sponsor dicendo: nella scatola non c'è il telaio. Vabbè, ragazzi, tornando indietro di corsa, ma porca. Vabbè, intanto che mi dirigo al magazzino, mi scrive e mi risponde finalmente lo sponsor. Eh sì, Toto, sono due scatole, però sono due corrieri diversi. E qui io, raga, sono andato in panico perché ho detto: io dell'altro spedizioniere non ho il tracking, non ho niente. Vabbè, sta di fatto che mi viene in mente che effettivamente io non ero stato in casa tutta la mattina. Provo a fare una chiamata a casa. Purtroppo mia mamma mi dice: non è arrivato niente, a me non risulta niente. Fammi controllare lo stesso in camera tua, magari è arrivato qualcosa anch'io quando ero fuori. Apre la porta, c'è un pacco con scritto sopra: era lui. Quindi di corsissima, raga, sono tornato a casa, ho preso il pacco, portalo giù nel box, inizio a montare, intanto devo filmare, bla bla bla. Arrivano le due, c'era da aprire il park. Adesso tra l'altro devo spostarmi al park perché c'è l'apertura. Devo portarmi tutto, bici smontate, una, due, valigia. Metto tutto sul furgone, mi dirigo al park a montare la bici. E raga, qui veramente te viene in gioco gli attrezzi che ho comprato qualche tempo fa e che ve ne ho già parlato su AliExpress tramite le T-Shops. Almeno mi sono comprato gli attrezzi giusti a differenza di quell'essere. Il tagliatubi, il tagliacavi, l'attrezzo per mettere dentro dritto il ragnetto della serie sterzo, ragazzi. Tutti attrezzi che nessuno di noi a casa ha. Però vi tolgono una sbatta della madonna rispetto a usare il seghetto del cavolo. Costano veramente niente, soprattutto se utilizzate le T-Shops. Per chi non lo sapesse, le T-Shops è proprio un servizio di cashback. Voi fate un acquisto e una volta effettuato completamente l'acquisto vi ridanno indietro dei soldi. Sempre su YouTube a guardare i video. Ce li hai gli attrezzi per montare la bici? No, non ce li ho. Quindi andate direttamente sulle T-Shops da Google. Vado al negozio. Pochi secondi, la pagina vi reindirizzerà appunto su AliExpress in questo caso. Aggiungi il carrellino. Perfetto, l'abbiamo messo nel carrello. E tra l'altro dall'app di Leti Shops in questo momento su AliExpress c'è il 30% di cashback. Cestino spenderà circa 30 euro. 30% di 30 euro. 9 euro di cashback. Se lo fate su ordini decisamente più grossi, soprattutto con un cashback così alto, risparmiate veramente tanto. Raga, non ha veramente senso non provare a utilizzare le T-Shops, proprio perché noi vi avevamo fatto l'esempio con AliExpress, ma sulle T-Shops ci sono più di 3000 negozi. Il servizio è completamente gratuito e ve lo ripeterò sempre. Basta un click in più, raga, e risparmiate. Mi raccomando, se provate a scaricare l'app o utilizzarla, usate sempre i miei link in descrizione che mi supportate. Ragazzi, ve l'ho tirata in lungo per settimane. La suspense è cresciuta, però sono veramente felice di iniziare questo nuovo capitolo della mia vita. Ecco a voi NS Bike. Been wanted this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Jack, NS Bike. Prima.
NS Bikes, ragazzi. Sicuramente tanti di voi lo conoscono già questo brand. Era sponsor dei fratelli Goziek ed è da anni uno dei principali brand di bici da dirt. Stiamo parlando di bici create dalle idee di Sam Pilgrim, Martin Soderstrom, Max Fredriksson oppure appunto i fratelli Goziek. È proprio il brand per le bici da dirt. La differenza da altri brand è che loro proprio hanno un focus sulle bici da dirt molto importante. Non è una bici secondaria, ma è quasi una parte primaria di NS Bike. Farvi capire quanto è specifico, per esempio, il telaio NS, ragazzi, esce già, per esempio, con gli attacchi per il rotor. La bici è molto corta e molto reattiva per le rotazioni. Anzi, David Goziek faceva twister con questa bici e c'era un motivo perché li faceva così veloci, perché la bici lo permette. Io non ho voglia di farvi il bike check completo della bici perché l'avete appena visto dei pezzi, eccetera. L'unica cosa nuova che ho messo è effettivamente la forcella, l'ho messa matchata col colore del telaio. Ah, giusto, e poi come novità ho messo su proprio la sella di NS Bikes, perché è identica alla croma, che non lo diciamo, no, non si può dire. Veramente la forma perfetta per chi fa bar spin o robe del genere. Vi dico, il problema è che ci piacerebbe molto girare, però guardate com'è la situazione. Una figata da vedere, la mia tenuta estiva. L'avete capito, ragazzi, siamo alla Poma. Siamo venuti anche quest'anno per farci una bella settimana di riding. Quest'anno abbiamo beccato, come vedete, il sole. Tira un vento della Madonna, man. Può girare, non si sta in piedi e le previsioni danno solo ancora più vento per i prossimi giorni. Purtroppo appunto alla Poma non abbiamo ancora girato. Abbiamo trovato uno skatepark, sembra abbastanza carino. Abbiamo qui il nostro Ivello, ah, il Dani. Vediamo di provare con loro questa bici e vedere se è veloce o no. Floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actress. Where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck, a hundred if you ask me. I was trying to pay the bills just like last week. Allora, prima cosa che proviamo a fare, abbiamo un benchettino, un holly bar più basso che possiamo, però, Non vale hollare alto. Ah, per favore, Ivo, faccene vedere uno alto. Oh. Ecco, questo è quello che non dobbiamo fare adesso. Whatever come my way, this is meant for me. Trying to share my story, this is history. Now it's not a mystery. Non li bar. Man, this is meant for me. Whatever come my way, this is meant for me. Trying to share my story, this is history. In realtà voi non lo notate perché, però Toscape, raga, c'ha tipo un cemento liscissimo, veramente scivoloso e stronzetto. Arrivando là in fondo, sgommata gigante. Provare ad arrivare in sgommata sul bank e fare holly bar. Sì, in che senso, scusa? Bisogna sgommare fino a fare holly bar. Cosa vuol dire? I'ma let bygones be bygones. I'ma keep rapping till I turn into an icon. Back against the ropes, kept swinging like Tyson. Back in the booth now, snapping as a... Ah, non ci vedo io. No, ha mollato il freno. Quello di Ivo l'ha mollato presto il freno, lo rifà. E che non è facile il fatto di arrivare in rampa sgommato. Blocca ancora di più e poi ollare far bar. Per il meme, ragazzi, non so perché mi sta venendo questa malsana idea di... Mettiti di fianco, certo. Guardalo qua. È aspetta. Un cesta. È quasi un cesta di altezza. E quindi da lì dobbiamo salire, gheppare, sorpassando questo gradiente del cavolo. Facciamo male. No, no, no. Bisogna andare diretti senza ingheppare, che non è facile. Dai, proviamo. Ma copiato, perché bisogna copiarlo. Era un bastardo. Lo sapevo che era un bastardo, lo faceva. Era lì che lo aspettavamo. Era meno di quello che pensavo. Never get it twisted when I'm in the blue. Walk the way when I'm through the glory. Is it boss? Mi raccomando, ragazzi, non fatelo a casa. Abbiamo dietro la nostra bollettina. Voglio sentire com'è la differenza adesso da quello che avevo vecchio nei tail whip, nel 3.6, vedere quanto è reattivo. È sorprendentemente molto veloce il telaio. Credo che WhipXup si può azzardare. Non ci sarà mai, ragazzi, ok, cambio. Oh,
test di reattività col signor Ivo. Adesso entrambi in coordinazione facciamo uscire dalla ball no sbonk bar. E se uno dei due non lo fa, può tirare un calcio in culo all'altro. Porca troia, mi faccio un male. L'hanno fatto entrambi, bastardi. Aveva paura del mio 44 di piede, eh. Proviamo a farlo in tris. La regola del calcio in culo vale sempre. Nessun calcio in culo, ma che... No. Riguardando il filmato, abbiamo notato che Ivo ha voluto appositamente truccare la sfida. Invece che andare dritto, avete visto che lui si distanziava da noi per paura di farlo dritto. E quindi adesso direi che varrebbe mezzo calcio in culo. Ma siccome abbiamo fatto entrare un calcio in culo, capito? Perché mezzo più mezzo, mezzo mio calcio in culo, mezzo suo calcio in culo, sì, un calcio in culo. E da chi? La cesta allora. Tanto stasera te le rendo. No, no! Vai. La Puma, Simeone, Danielone, Giorgione, Edone, Cestone, Ivone, Pillon, Coglio, Testone, di capo. Nel tragitto verso la Puma bisogna sempre assumere proteine. Quanto è buona la banana. Ventone Bike Park. Voi non so se lo sentite dalla camera, ma qui c'è l'uragano anche oggi. Forse riusciamo a fare qualche saltino su questi qua dietro di me, che sono tipo i mini trail. Vediamo intanto Sime One. Bella. Fare un pelazzo. Madonna, tu no, no, ma zio, il suo... col naso, no. C'aveva un pelo. Lui è l'unica cosa che guarda quando mi fermo sempre sono i peli. Ma figa, la prima cosa. Allora, fa culo, Ivo. Una piccola carrellata di facce. Sime One. Ah, questo dovrebbe essere, raga, il salto per fare i trick, cioè equivalente al nostro mulch. Vediamo Dani. Nice. Però adesso vi faccio vedere. La Puma è fighissima, raga, cioè i salti a vita. Ma loro per trickare non so perché non gli piace mettere il mulch. Il mulch qui è un po' inesistente, nel senso praticamente terra battuta. Non c'è, cioè tipo la messa qui. C'è anche qualche mattone. Per sé è anche bello il salto, però non è per niente safe. Ecco, questo è lo spazio per ingheppare. Se arrivi qui muori. Occhio. Bella! Tutto ciò sapete perché stiamo girando qua? Perché anche il bag là dietro è chiuso. Ne vediamo la Puma. Vento, pioggia, salti chiusi. Ci tenevo però a dedicare qualche minuto, ragazzi, proprio alla storia del brand, perché è una storia veramente particolare e molto interessante. NS Bike è stata fondata da questo Simon, polacco, che però ha vissuto per anni a Londra. Simon appunto è sempre stato appassionato in realtà di musica rock. Infatti nel 1991 ha creato una sua band chiamata Blender. Frullatori vuol dire? Ah, i frullatori, ok. Tra l'altro questa band, ragazzi, è diventata famosissima in quegli anni, chiaramente in Polonia. E infatti in circa 10 anni hanno fatto 700 show. Simon, appunto, che però era appassionato di bici, si muoveva da un tour all'altro, da una location all'altra, appunto con la bici. La passione per la bici, appunto, non l'ha mai abbandonata, tanto che, infatti, tra uno show e l'altro faceva comunque anche delle gare di DH. Col problema che però in Polonia reperire i pezzi per le bici ADH non era affatto semplice, perché non c'era nessuno che le importava. Quindi lui che idea ha avuto? Beh, creo la mia azienda di importazione pezzi. Da lì con gli anni si è evoluta la cosa. Il problema è che i pezzi che importava non gli facevano impazzire, le bici che aveva non gli facevano impazzire. Ha detto, sai cosa c'è? Da importatore divento un brand di bici. E da lì, ragazzi, nasce North Shore Bikes. Guarda le Dino. Tranquillo. Nel 2004 però avviene appunto il rebranding di questo North Shore e da lì nasce appunto NS Bikes.
Non vi nascondo che in realtà quando ero piccolo io avevo comprato un sottobrand di NS che hanno creato poi successivamente, che si chiama Octane One, e per anni ho utilizzato quel telaio, quindi di sicuro questo telaio mi è molto familiare. Giù vuol provare il primo. No, mi sa che vuol provare il primo. Sì, però ha detto, gli ho fatto fare la hip. L'ha fatta, tanto è tranquillissimo. Ha detto, è stato più facile che c'è. Sì, speriamo che anche questo sia stato più facile che c'è. Occhio. Ritarda, ritarda, ritarda. Occhio. No, Joe. Joe. Sei vivo, Joe? Sei giù, sei vivo? Sì, lo so, ho visto, eh. Spostati da lì. Merda, togli tutto da qua. Spostati da qua, così fai girare la gente. Via, guarda il cazzo sta roba. Vediamola. Ah, proprio. Vi ho spezzato il canotto. Piace. Questa non è. No, no, io in realtà sono contento. Io sono contento. Così. Perché guarda che se facevi un'altra giornata così ti si spezzava in giornata. Esatto. Si è rotta buttandola per terra. Esatto. Meno male. Sì. Meno male che ti si è rotta così. Fatto male? No, ma ti è stato male te. Ah, okay. No, beh, avrei pensato. Zio, guarda che quella è una linea che ci girano, eh. Quindi viziati che fanno le scenate. Questa è una forcella rotta, ragazzi. Però stanno dicendo che gli è andata molto di culo perché avete visto, lui è atterrato tipo in Johnny puro. Ma non gli si è rotta in Johnny quando è atterrato in avanti. Gli si è rotta dopo quando ha lasciato la bici. Quindi se gli si è rotta in questo modo, vuol dire che era al momento. Era lì. Quindi quando arriva il momento, il ragazzo deve morire. Sì, sì. Deve morire. È andata di culo, raga. Ecco perché bisogna sempre cercare le bici e cambiare i pezzi. Allora, ragazzi, session finite. Noi abbiamo ancora un paio di giorni qua alla Poma. L'ultima ora è veramente buona per girare. Tutto il resto c'è il vento, però ci siamo gasati. Crankworks, non Crankworks. Non so ancora se andrò a Rotorua. Ho già ricevuto l'invito per Rotorua. Sono indeciso se andare perché non sono ancora al 100% in realtà del mio riding. Quindi se nelle prossime settimane vedo che miglioro tanto il mio livello di riding, è da Crankworks, vado. Altrimenti skippo il primo contest e ci vediamo direttamente a Kers. Bello. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy.